le notizie di World News 24, weekend sabato, con Mimmo Siena. Buon sabato e bentrovati alla visione e all'ascolto del nostro giornale delle fine settimana. In apertura è la stretta decisa dal governo per le festività natalizie. Zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio con un po' di socialità. Lo ha messo in evidenza nel corso della conferenza stampa il presidente del Consiglio Conte. Una decisione non facile, sofferta, ha detto, ma dobbiamo rafforzare il regime di misure per cautelarci anche in vista della ripresa delle attività a gennaio. Certo, ci sarà una zona rossa, ma ci sarà anche un minimo di socialità che si addice al periodo. Sarà possibile ricevere nella propria abitazione due persone non conviventi. E tra l'altro ha messo in evidenza che ci sarà subito un ristoro per ristoranti e bar che rimarranno chiusi, ma mentre i negozi alimentari di prima necessità staranno aperti. Non mando la polizia a casa a meno che non ci sia una flagranza di reato. È un decreto concepito come limite alla circolazione. All'emergenza coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i casi sono 17.992 rispetto ai 18.236 di giovedì. Cala di poco il numero dei decessi, 674 rispetto ai 683 di 24 ore prima. Ma a preoccupare è anche l'indice RT, secondo cui i responsabili del Ministero dicono che è salito a 0,86 a livello nazionale, in tre regioni a rischio alto ed in cinque a rischio basso. Intanto si profila una sorta di zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e arancione nei giorni lavorativi. Si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni entro un raggio di 30 km. Sarà comunque vietato raggiungere i comuni capoluogo. Intanto potrebbe anche profilarsi una deroga per quanto concerne i due commensali quando si apprende, fermo restando il divieto di spostamento tra le regioni, a massimo due persone non conviventi, di poter effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14. Per quanto concerne invece i dati della emergenza in Puglia, sono riaumentati, secondo il bollettino regionale, 1314 rispetto ai 1073 di giovedì. La maglia nera risulta sempre il barese con 486 casi, a seguire 320 nel Poggiano, 168 nel Tarantino, 136 nell'Abruzzo, 102 nel Brindisino e 90 nel Salento, per un totale di casi di 78.426. Onofrio Giuliano passa dalla Confagricoltura alla CIA e lancia un enduro jacuzzi alla presidenza della Camera di Commercio di Foggia. L'ha fatto in una conferenza stampa. Da Foggia, Savario Serlenga, TG Blu. Dopo una vita trascorsa in Confagricoltura, dove ha ricoperto cariche importanti a livello provinciale, regionale e nazionale, Onofrio Giuliano passa a CIA Capitanata e nel corso di una conferenza stampa spiega i motivi. Ritengo che avrei meritato più rispetto di quanto non me ne sia stato tributato. Poi i riflettori sul GAL Tavoliere, dove Giuliano è presidente, dove a breve ci sarà il rinnovo delle cariche, secondo Giuliano non in maniera lineare, indice puntato sulla Camera di Commercio. Io non ho mai assistito in tutta la mia vita ad una azione di tipo militare, quella con cui il 29 giugno i vertici di Camera di Commercio, accompagnati dalle organizzazioni, ma non tutte, attenzione, sono venuti nel GAL Tavoliere a cercare di far fuori, senza mezzi termini, un management che quel GAL lo ha diretto alla grande. Quello che non riesco a capire è come mai il Presidente della Camera di Commercio si sia alleato in un gruppo
di associazioni che combatteva contro un altro gruppo di associazioni, che combatteva contro i sindaci del territorio, che combatteva contro i privati soci del GAL del territorio. La mia domanda è: il presidente della Camera di Commercio è presidente solo di 4 o 5 associazioni o è presidente di tutti? Calcio, 3 anticipi del sabato aprono il 13° turno della Serie A. Si parte nel pomeriggio con la sfida tra Fiorentina e Verona. I viola sono reduci dal pareggio interno contro il Sassuolo per 1-1, mentre gli scaligeri dal KO ad opera della Sampdoria. Alle 18 sfida importante tra Sampdoria e Crotone, con gli stessi motivi del primo incontro con la Sampdoria che vuole il bis dopo la vittoria al Bentegodi. Stessa cosa anche per il Crotone, reduce dal pareggio in esterno 0-0 contro l'Udinese. Poi si concluderà alle 20:45 al Tardini con la sfida tra Parma e Juventus. È tutto per questa edizione di Weekend Sabato. Vi ricordo alle 12 l'appuntamento con l'intervista. Ospite sarà Valentina Macchiarulo, che presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo Io Resto. E poi alle 13:30 consueto appuntamento con Sport Report 24. A tutti, restate con noi e buon fine settimana.